Ciao a tutti, oggi sono qui perché volevo parlarvi dei miei accessori per la PlayStation 3. Allora, io parto da quello che secondo me è essenziale, perché comunque chi gioca a Modern Warfare 2 ha Black Ops, se non ha questo qui non può parlare con i propri amici. Questo qui è un microfono. Ah, ok, questo qui è un microfono che praticamente, come potete vedere, da qui si ascolta e da qui si parla. Ho pagato 40 euro dal GameStop, si accende tenendo premuto questo tasto e qui si alza il volume di ascolto e si abbassa. Questo è un accessorio che ci permette di parlare con altri amici che hanno questo accessorio. Viene venduto con un cavetto di ricarica che è questo, che si attacca normalmente alla play e al nostro auricolare. Se il nostro amico non ha questo, potrà solamente sentirci ma non risponderci. Questo secondo me è un accessorio fondamentale. Costo appunto di 40 euro da qualunque GameStop o 1 euro. Questo qui è allargabile. Così e così. Ora com'era, mi sembra. Così? Sì, era così. E niente, questo qui è il primo col cavetto di ricarica. E poi passiamo all'accessorio che avete visto anche nel mio video di presentazione. Il tastierino wireless K-Pad. Potete leggerlo qua se questa macchina di merda, macchina fotografica di merda, me lo metto a fuoco, ma mi sa di no. Comunque qui c'è scritto wireless K-Pad. E questo è un tastierino che va montato sul nostro controller della PS3, che poi vi farò una foto a fine video su come sta sul controller. Comunque io vi dico che non dà fastidio per L1 e R1, cioè abbiamo i posti apposta, cioè ci si trova molto molto bene ed è molto comodo, perché comunque, ecco, ora io lo ho acceso premendo un tasto, qui c'è on off. Praticamente ora non andrà perché la play è spenta. Se l'ho spento. Praticamente da qui si può scrivere e rispondere ai nostri amici. Per poterlo usarlo bisogna andare su accessori, fare gestisci, accessori, fare registra. Quindi dobbiamo registrare sia questo che il microfono, perché sennò non vanno. Poi una volta che questo qui è acceso, il pallino si illuminerà di azzurro. Volevo fare una verifica se con questo va qua. Sì, questo qui va qui, quindi questo è quello dell'auricolare, quindi io suppongo che questo va di su anche sul controller, quindi anche quello del controller va su questo. Si ricarica appunto da qui. Qui ci sono due tasti per andare avanti e indietro. Può anche essere, ecco, una buona cosa di questo qui, che può anche essere touch. Che cosa vuol dire? Questo tasto qui in mezzo con il dito, noi lo premiamo e praticamente invece che premere così, ciao, come va, si fa così, ciao, come va, senza premere. E oppure anche così, ciao, tac, come va. Dove si fa l'angolo, lui premerà la lettera. Ad esempio, io sono sulla C e voglio andare a premere lì, vado qui e lui preme sia la C che la I, poi vado qua e lui mi preme là. Poi posso anche fare così e vado sulla O e lui mi preme la O, perché praticamente è intelligente, che se te scrivi cazzate lui non te lascia, lui trova la parola che più assomiglia a quello che vuoi scrivere te. E quindi questo qui è anche un'ottima cosa. E niente, boh, questo mio video è finito. Questi due qui sono i due accessori che ho io, che vi consiglio, che sono quelli in assoluto più importanti. Questo è vitale, e questo qui anche, perché comunque se sei in un deathmatch non puoi stare lì 2 ore a scrivere tutta la motivazione, così invece si fa molto molto presto. Questo, anche questo qui ha il prezzo di 40 euro, invece questo qui ce ne sono da 20 euro fino anche da 200 euro della Sony, con tutte e due le cuffie
L'altoparlante è bellissimo, che però comunque io sono preso questo, però comunque non è il migliore che c'è in commercio. Comunque io mi trovo benissimo, questo qua non dà nessun fastidio, non ha una carica lunghissima. Questa parte qui è in metallo, questa qui in plastica, qui è morbidoso. C'è scritta Bluetooth. E con questo il bello è che si può anche parlare a telefono in macchina. Sì, adesso non sto qui a spiegarvi come si fa, perché però comunque si può anche parlare a telefono in macchina, infatti è un Bluetooth. Qui si ascolta e qui si parla. Niente, quindi ho finito e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio al più presto, appena mi arriva Need for Speed Hot Pursuit, e farò l'unboxing vera e propria. Quella con ancora il cellophane intorno, se riesco, se no faccio vedere appena aperto. E boh, un saluto a tutti da 9700 Andre, e ora vi lascio a varie foto del tastierino messo dietro al controller. Quindi ciao ciao!